sughero di bottiglia. Signor Raffaele, alla porme che mi sacca, eh? Mo ce l'hai o no? In cucina è nostra cantone. Adesso vengo con te, così lo scelgo. Venite, venite. Catarina! Catarina! Come si chiama? Piren. Piren! Ma non ti sa verbo e andai a finire. Niente. Aiuta a dar l'aria a tutti. Catarina! Un momento! Me io soldo gambe do brazza. L'hai sentito il maggiore che chiama? E come facevo se stavo qua? Qua lì, al maggiore di al fax e total de lo sempre di riacciamere prima il buon quel, poi un'altra stamattina a me faccia per una scagata ma una quale perché? Che ha fatto? Stamattina presto par combinazione son passè nanza la sostanzia e lo sento che sleva come un'arma da ne aiuto, aiuto io spalanché la porta e lo a te longa stai per terra. Al disco era cascata da lei. E come è cascata? E chi lo sa, lo al disco la mattina al casca sempre. Da me, avessi da fare un letto con lo spon, compagni in una brozza. Oi, come un cino? Oi. Va bene, vada a salvol. Al sarà casca un'altra volta, al sarà casca. Un'altra volta, al sarà casca. Al sacasche un'altra volta. Amalia, scusa, è questo Raflen? Scalda Carlen, me a devo un quel. Si t'offre del Raflen la da star qui alla pensione. Me stasera va qui, agli stag neanche un eterdente la gabbia di mat. Ma desta cagna? Tanto al principio il Raflen è un tuo fratello. Poi dopo, hai lo benedetto che se ne deve andare. Ci ha una casa sua, non c'è bisogno che resti alla pensione. Stamattina il sef-stem. Soglia me, da guerriero. Allegno subito in la mia stanzia per fare sfattere. Ah, era la Rusena, alia faccia per Napora. Mo Napora, che la povera cinena e mio scarabacelle più ben terra. Lo guarda bante che al stupid cosa si è messo in dal sotto. Porta pazienza. Lei è un strampa, lei, al voler per forza l'artista drammatico. Ma guarda te che matisse! E la da fare in la nostra pensione l'artista drammatica le vaga per fare da un'altra banda! Ed è sin due? Le Dantar al va cercando un sughero di bottiglia! Da fare cosa? Oh, le solo! Me a vaga a ciamer la Rosena e vado a fare una bella passeggiata! E fai bene! Me a vaga a lavorare invece! E dite ancora che un giorno in Aleppo un turco audace ribalto in turbante percoteva un veneziano e faceva insulto al vostro stato. Io per la gola sarai quel circonciso e lo scannai così. Oh, quando sono arrivata a questo punto hai fatto il botto. Perdonate, che opera è questa? Ma è Otello. Ah, ecco. La faccio io domenica sera al Teatro del Corso. È una serata di beneficenza, mi hanno tanto pregato, io sono dilettante, appassionatissimo dell'arte drammatica, ci vado matto e se domenica sera avrà successo, mi do anima e corpo al teatro. Fate bene, perché avete una bella voce. Beh, anche una bella presenza, no, per fare Otello veramente non avrei bisogno, mio fratello sta bene, proprietario d'albergo. Ah, sicura. Lui avrebbe voluto che io facessi segretario suo alla pensione. Ma io mi sono sempre negato. Cosa ho da fare? La passione mia è l'arte drammatica. Me a voi fare l'artista. Parca me a sonne d'artista. E quella sbar, a fare proprio bar. Camarillo. Comandi. È la terza volta che chiedo Carlino. Ma ancora tu, signor Mador. Poi è la Catarina che lo deve portare su. Bene, sono venuta a leggerlo giù. Dammela a Carlino. È ancora in lettura, signor Mador. Ancora in lettura. Leonora che ha letto. Se vuole imparare come una poesia, dal mattino al pungo, un giornale qualunque. Al posto della tribuna. Dalla tribuna. Ecco servito. Io per la gola sarai
quel circonciso e lo scannai così! Scusate, signore! E dite ancora che un giorno in Aleppo... Amico dell'uomo! Vi ho pregato che mi chiamo Raffaele Zanetta. Ah sì, Raffaele, e studiate, studiate sempre. Ah, sicuro? E proprio quella vita a te, proprio quella. Perché, vi dispiace? No, ma dico, potresti andare a studiare anche in qualche altro tavolino. E perché, scusate? Perché qua scuola è il mio tavolino e voi anche il mio qua io. Va bene, Axe? Va bene, va bene. C'ha il tavolino privato. Non c'è rispetto. Neanche per un ufficiale del terzo cavalleria di Pinerolo. Maggiore, in pensione. Già. Ah. Sta ben zitto, non me ne parlare. Mettere in pensione a me, dopo 30 anni di servizio, dopo avermi acquistato il grado di maggiore consultore estenti. E perché? Per un quel da niente. Perché a me sono caschetta cavallo tra i voli. E cosa le ste? Colpa mi, cosa io da te? Quando monto cavallo, andenti per una testa e a sbalanza per terra. E per questo mi si mette in pensione? Vedremo, vedremo il ministero che risponderà alla mia istanza. E se no, guarda, vaga a Roma e dà una volta al ministero. Camarillo! Insomma, so, un po' più bene, eh? Avete ragione, signore, perdonato. Maggiore, scusate. Quanti anni avete servito nell'esercito? Mi pare che ho inteso da 20 anni? Da 30 anni, 30 anni. Ho fatto una vita da cane, ho sciupato la mia salute. Maggiore, scusate, ma voi siete ammogliato? Ammogliato? Sì, signore. Ma sono diviso da mia moglie. Da quella sciagurata che dopo 2 mesi di matrimonio mi vuole lasciare, si vuole dividere da me. E perché, scusate? Per quel da niente, perché la notte mentre dormiva prileva galò e cascheva per terra. Anche dal letto. Lì la geva che la sapeva pora, che lì l'aveva da tirare su in pidret e ste quelle che venivano il suo sistema nervoso. Addirittura! Ma ne brisa vela, fu una scusa, un pretesto per lasciarmi, donna senza cuore. Vi fa ridere? Pardon. Beh, basta, adesso me ne vado. Voglio arrivare alla posta per vedere se ci sono lettere per me e poi mi ritiro, e poi mi ritiro. In pensione a me, sangue di una cannonata, a voi della volta ministero. Se sei figlio dell'abisso, sfida la morte! Lulele, ma... Chi è, matto? Chi è? Chi è? Chi è siete voi? Ah, sono io, se a San Me, a San Me. Quasque? Bene, il quarto bicchiere di cognac, le dia boba. Il quarto, possibile? Possibile, su. Sta in campena, che qua squè al pezzo in tramatocca. Te te la so, mamma mia, ma cobrisa, studio, bevo, declamo, bevo. Adesso, a toi la bottiglia. Sì, sì, fai bene. Chirè, ascolta, la vagatore sigarata al tabacchiere all'angolo. Se viene quell'amico mio, DJ, lo conosci? DJ Adutau. Adutau, a studiare in Meigena. Se, fa la spettra il suo. Ai vostri comandi. Buongiorno, Duca. Buongiorno. Ridammi. Ridammi il fazzoletto. L'artista drammatico. Ah. Cavaliere, buttatemi un caffè bollente e dolce, molto dolce, ci dovete mettere dentro 100 grammi di zucchero. 6 grammi di zucchero? Ehi. E come tu lì, col miele? Col miele, che devo dare conto a te, a me il caffè così mi piace. Va bene, va bene. Fammi a pigliare sto caffè, va. Guarda la bocca amara come il film, mannaggia la sorta mia, mannaggia. E la signor Enrico! Ma chi è? È il master di musica! Oh, caro Raffaele! È da quanto tempo che non ci vediamo? Saranno 2 anni. Ah, certo, 2 anni. Aspetta, mi ricordo, l'ultima volta ci siamo visti, mi ricordo, al Caffè d'Italia. Precisamente. Vi ricordate? Sì. Mi diceste che sareste partito. E difatti me ne tornai a Napoli, sì. Ho fatto grandi concerti a Napoli, sì. E poi sono stato anche a Milano, scritturato alla Scala, non è vero, come direttore d'orchestra. A Milano? Vabbè,
non ci fosse mai andato, Raffaele. Perché? Non avevo più che guai passare, una disavventura. Il primo giorno che io scendo in orchestra per concertare l'africana. Non è vero, l'africana, sì. E salgo sul podio, batto la bacchetta sulle G, alzo le mani per attaccare e ci stavano due o tre professori d'orchestra che mi guardavano. E si mettevano a ridere. Perché vi conoscevano già? No, mai stato a Milano, no, per carità. La prima volta ho fatto vedere che non me ne accorgevo. Il primo giorno che arrivo là mi faccio riconoscere, momento acquisti una. No. Allora, batto la bacchetta sulle G, rialzo le mani per attaccare. E ci stavano anche i due o tre professori d'orchestra che mi guardavano e si misero a ridere un'altra volta. Allora non ci ho visto più. Mi sono pigliato i 5 minuti. Scendo dal podio, chiamo uno di questi, dico tu vieni qua, vieni. A chi ci dice? A me fai. A te. Quando mi fu vicino, allora fai uno schiaffone, pum! Benissimo, bravo! Bravo. Io sono vivo per miracolo. Davvero? Ho avuto una tale mazziata da tutti i professori d'orchestra che sono stato a letto un mese e mezzo. E così me ne andai da Milano. Che dovevo fare? Milano. Non andate a Milano, Raffaele, per carità. Non andate a Milano. No. Ho girato un poco per l'Italia, ho dato un po' di lezioni di violino qua e là. Sono stato anche a Torino. Ah, bella città Torino. Me la raccomando, Torino, sì. Torino, la fame nera. A Torino. La fame nera. Questa è una cosa che mi giunge nuova, la fame nera a Torino. Don Raffaele, la fame mia a Torino. Poi i torinesi non capiscono niente di musica classica. No. Torino, non andate a Torino, Raffaele, no, per carità, non ci andate a Torino. Così mi sono morto di fame, ma come un professore d'orchestra, un direttore d'orchestra come me, con un diploma, sette medaglie. Mi sono dovuto ridurre. Ma a Bologna non avete potuto fare niente? A Bologna, e dove a Bologna? Ma al comunale, per esempio. Al comunale? Ora fai, io che sono stato direttore d'orchestra alla Scala di Milano, mi metto a suonare dentro all'orchestra del teatro comunale di Bologna. Ma voi volete scherzare? Ne va dalla mia dignità, abbiate pazienza. Ma voi alla Scala di Milano avete avuto solamente da smazzolè. Ma che vuol dire? Che vuol dire? La scrittura era come direttore d'orchestra. Bologna, che capisco di musica classica, Bologna, cantano solo le canzonette, come le chiamano qua, le zirudelle, Bologna si langue, si muore, a Bologna mai, all'estero sì, all'estero è diverso. Don Raffaele, se io ho la fortuna di trovare un collega, un professore d'orchestra che vuole viaggiare, io ho fatto alterna all'otto. Uno lo porti in tournée all'estero, facciamo i soldi a palate a Francia, America, Spagna, Londra, Costantinopoli, Anversa, e vi faccio vedere io come torno. Si capisce! Ecco servito! Qui matalo la sé, matalo il truvè. Caffè con 100 grammi di zucchero. Grazie tante. E adesso da dove venite, maestro? Da San Lazzaro. Sono stato a fare un grande concerto al municipio di San Lazzaro. 2 lire al biglietto, un programma straordinario. Don Raffaele, pezzi di celebri, di autori famosi. Ci credete? Sì. Ieri sera è venuto solo il sindaco con la moglie e 2 creature, nessuno più. Uno squallore. Ma io sono stato contento lo stesso, perché non si vive di solo pane. Sì. Anche di soddisfazione. Sì. Perché mi trovai davanti a persone competenti, veramente, perché il sindaco era veramente una persona competente. Sapete come ho cominciato? No. Io ho fatto smorzare tutte le luci, no? Non si sentiva volare una mosca, pareva proprio che non ci fosse nessuno. Infatti gli era peggio. E adesso che fa? Zucchero! Queste sono tutte vitamine, io mi devo sostenere, non è vero. Tra le altre cose mi vergogno pure un pochettino, ma sono rimasto pure senza alloggio. Questo mi dispiace. Il padrone di casa avanzava 2 mesi e non voleva più aspettare. Allora ho preparato tutta la roba e me la sono scappato. Dov'era tutta la roba? 2 camicie, il vestito nero e il violino. Questo è tutto quello che c'ho. E tu dormisti, sì. E dove devo dormire? Non gridate! Dove devo dormire? La montagnola sotto una panchina, anche questo dovevo provare, anche questo. Ma no, ma voi sei una testa, a merite prese stare qui, adesso va aiuto me. Mio fratello è proprietario della pensione Stella, qui sopra,
vi posso fare un bigliettino di raccomandazione. 7-8 giorni. Oh no, grazie, grazie tanto, ma bastano 2-3 giorni, perché poi io devo partire, devo andare all'estero, devo andare a vedere. Sì. Il vitto è compreso, è vero? Sì, tutto compreso, sì, tutto compreso, chiaro. Meno male. Don Raffaele, ma io che ho studiato a fare per tanti anni, mi domando io, che ho studiato a fare? Che ho, per ridurmi anche a questo? Io no. Era meglio se facevo zambugnare. No, zambugnare no, perché sennò mangiavo una volta all'anno, solo a Natale. No, mi metteva a fare un mestiere come un altro. Comprava e vendeva roba vecchia, così, per la strada. A Napoli si chiama saponaro. Saponaro. Quando andava bello fresco la mattina per le strade di Napoli. Saponaro! Saponaro! Tenendo roba vecchia! Scarpa, cappiello! Fierricchia! Saponaro! Oh, saponaro! Ma c'è fè! È la musica delle strade di Napoli, ogni tanto mi torna. Primo, caro fratello, ti raccomando, questo maestro disgraziato. Disgraziato. Nel senso buono della parola, è chiaro. Adesso aiutando il V, devo correre alla prova al teatro del corso, perché domenica sera debutto come artista. Ah, complimenti! Grazie, adesso vi accompagno subito su alla pensione e poi vado al teatro. Bravo, andiamo. Bravo. Allora andiamo subito alla pensione. Andiamo, andiamo, andiamo. Maestro, maestro, a che fa? L'ho preso, grazie. A Soclavitù, la vita pagare. Ah, non l'ho pagato, ho messo i soldi là. Qui hai niente, maestro. Forse l'avete già presi. No, qui hai niente. A dir la verità, non l'avete ancora pagato. Non l'ho pagato. Non l'avete ancora pagato. Ma se lo dite voi, ci devo dire. Comunque è la prima volta che vi capita. Ah, ma può capitare a chiunque. Ah, può capitare, si capisce. Un caffè era roba da ridere. Roba da ridere, roba da ridere. Avevo una banconota da 10 lire, proprio... Come dovete credere, non la fai quando si cambiano 10 lire, non si trovano più, tra tassi, albergo, sigaretta, cose là, tra caffè, fatemi una cortesia, scusate, pagatemi il caffè, vai, ora mi fate fare un caffè culo col cameriere, una vignante, una lira. Una lira, un centesimo. Ma voi entrate in un bar, ordinate una tazza di caffè e non avete neanche un centesimo. Io avevo bisogno di quel caffè e allora ho detto, voi entro in questo caffè, e poi vediamo, qualche cosa deve capitare. Infatti le capite, giovanotto! No, fate vedere che pagate voi, non sta bene, devo pagare io. Ma cosa io da fare? Mettete i soldi dentro la tasca. Vedi la tasca? La tasca destra qua, sotto la giacca. Sì. L'avete messa? Sì. Lasciate. Se voi non lasciate voi. Non lasciate la mia mano. Lasciate voi. Lasciate che tenga la tasca sfondata se la casca va a terra. Grazie, 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 grazie. Dove fai? Dove fai? Voi salma, ma posso fare che cazzo resta? Narvenna, giovanetto. Na vai Narvenna. Addio divertimento. Addio filarelli. Addio gioco. Addio tutto. Ma spiegati, cos'è successo? Zio Felice. È a Bologna. Avete in corso. Stamattina è arrivata alle 9 insieme alla moglie e alla figliastra. Quali comandi? Niente, più in porta, pazienza. Stamattina alle 6 io stavo ancora al circolo a giocare e stavo perdendo magnificamente 300 lire. Altre 300 lire? In contanti, oltre le 500 lire che mi vinse Nicolai Guantelli e Tersira e che in cui io da pagare assolutamente. Crimbruio! E due vittoria, due voltatori. Babà, ero lì che bestemmiavo come un turco, vedendo le carte così contrarie, le arriva il fatturato del telegrafo, costa telegramma. Dottor Luigi di Torino, sai Edered? Niente, niente, avanti pure. Dottor Luigi di Torino, Giovanni, sai Edered? Gigi, muoi due torte? Ma perché sono preso di tau? T'hai ne preso di tau? Babà, mo sono i soldamenti che mi sono preso di tau. Babà. Dottor Luigi di Torre in bocca, fermo posto a Bologna. Arriviamo a Renovio Clemente Anzolina. Vieni stazione allegramente, zio Felice. Stop. Allegramente. Me a sorpresa sono vivo o morto. Più presto subito sono corso alla stazione a aspettare il treno. Come è arrivato zio Felice, l'ho messo in una carrozza e l'ho portato alla villa dei Colli che si affittava ammobiliata
Edith con la scusa, posate la roba, riposatevi un poco. Io devo arrivare al Caffè Due Torri dove ho un appuntamento con un amico e sono venuto qui da te per essere salvato. Ma salvato da che? E non hai capito? Lei è in convento mio io studiare. Che io ho tolto la laurea. Che sono venuto ora. Insi anche che sta a Bologna, ma mandò più santa me la franca per tutto il bal che ho scritto. Proprio l'an passato, ma mandò più di smella franca per pagare un'annata anticipata allo stabilimento, dove avevo 15 matti in cura. Sta a modo sente, guarda ben te, che bel lavoricco hai inventato. Assidante al certo, assidante, ma te lo sempre detto. Gigi, bada quello che fai, che tu, un giorno o l'altro, ti trovi in un brutto imbroglio. La prima cosa, amperi in bussè. Che cosa? Appena mi stia scelto dal treno, che cosa mi ha domandato? Gigi, a stabilimento, con velo, i mat, con stemi. E te cosa ti sposti? Chi sta in ban, sta in pulidei. Oi, ban e pulidei. Brisa retta. Io mia mamma, la padrona di casa, con la figlia, e mancava un quasto adesso. Vieni qua, io mi metto di spalle, appena se ne va, me lo dici. Vendalta Ruseina Catulan, caffè e cicoletta. Mamma, a me è un vergogna. Ma che vergogna, vergogna, qua è un caffè. Tutti i signori e le signorine, dopo aver passeggiato un poco, entrano in un caffè per riposarsi. Safagna, stagna San Parascarpiner. Mettete qua a sedere. Cameriere! Comandi! Portateci due tazze di caffè di cioccolato e due pastisse. Subito! Fiolami! Testa che presa sta vergogna! Ti paisa! E sgudavla! Ne ha sotto medere e t'ho da dire! So alla pensione! Quando ha fatto un furestir ti attai la lazza! Se la domanda un quel te tanta spombrisa di questo passo te lo prevengo. Te non ti mariti più. Ma a me mi importa una zidolla. E se ti porta niente a te che vulca me ne importa a me. Voi non dovete avere fretta. Se non si presenta qualche dono, cusoia da fè. Cusoia da fè. Ma devi essere svelta, allegra, spiritosa. Devi ridere, ecco, devi ridere. Teste sampar con claghegna al perché t'aveva una scrazia. Ecco servito, pasticcini freschissimi, sono ancora caldi. È vero, come sono caldi! A me così piacciono. A quest'ora si trovano sempre caldi. E noi verremo sempre a quest'ora. Ogni giorno. Voi siete il nuovo cameriere? Sì, signora. Permettete? È vostra figlia? Sì, signore, mia figlia Ruseina. Ruseina? Anche mia moglie si chiama Ruseina. Ah! Siete ammogliato? Sì, signora mia. Da 3 anni io ho 2 figli. Ruseina! Bianca la lei, Drenner, Tamperna, Cina! Signora, permettete? Prego, prego, ma sarete. Ma cos'è la da redder? Ma non la vita è poca io da redder! Ma qual è la mafia la vita per la scema? Mamma! Sì! Ai, è caso un not, clegno stare in la nostra pensione! Ne vai, la sniergice! Luque le mat per me. Ah, sì? In dubbio non trova, il tacca ciacarea. A irlo mi ha detto, signorina, come siete simpatica. Oh. Come siete bella. E te cosa ti risposto? Ah, io ho detto, no, siete voi un simpaticone. Brava, brava, con lule a ciapare sban. Parca i disegni che il zio è il separec di mondi. Ma com'è la cansa brisa vest? Dottore! Scusate signora, ero distratta a parlare con l'amico. Come state? State bene? E così non c'è male. E come vi trovate nella nostra pensione? Ebbene, molto bene. Oh, non faccio per dire, ma una pensione così non si trova in tutta Bologna, non manca niente. C'è aria buona, una buona cucina, c'è pulizia.
via. Ma non è vero, dottore? Mo' sicuro. Qui c'è mia figlia. L'avete vista, mia figlia? L'ho vista, l'ho vista. È terribile. Sorveglia sempre la servitù perché tutto sia a posto, tutto sia all'ordine. Noi non vorrebbe farlo perché alla sua età si pensa a qualche altra cosa. Non so se mi spiego, dottore. Non so se mi spiego, Si spiega, signora, si spiega. Ma deve avere ancora un poco di pazienza, non è vero? Già. E quella le pareti. Io non so come fare per darle 500 lire, di quelle non guardare e quelle lì la rete. Fatele dare da tuo zio, mi invento un altro imbroglio. Basta, bugie da raccontare a mio zio, non ne ho più. Tutto esaurito? Tutto esaurito. Tutti al banco e alla monda e ho belli detti. Capire santa me la franchisiana. Che cosa posso inventare? Che cosa? Cusina, ti metti clemat per te, ma indossa. L'ulea tagliam guardè! Non so brisa, ma non fa spezia a dire la verità. Aspetta, mo, giovane del truvello. Hai detto che io ho comprare una macchina che fa l'esperimento esatto del cranio e del cervello umano. Benessum! I zuvnuti fanno così, come si accendono, così si spengono. No, 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 no. Per te avrei un nome in serie, positif, da bambino, da cameriere. Comandi. Quanto pago? 70 centesimi, signora. Che bella fiola. Ma voi siete ammogliato. Sì. Allora, tu lì, baiucca, andavi. Grazie. Damba, Rosina. Arrivederci, signor Gigi. La saluto, dottore. Caro signor Gigi, no, ma le maleduche, ma gara, damba vi. Oh, niente vi. Allora, per la buona l'idea della macchina. So io da dire, basta che il zione se lo crede. Ma va, se lo crede, quello è un svito, ha sbavi in corsa. Ma però. Ma però cosa? Giovanni sta pensando in quello importante. Se mio zio gli salta in testa di vedere lo stabilimento dove io e Matti in cura, che cosa gli faccio vedere? Questo è un problema serio. Te devi scrivere sta putanex grossa? Chi è che dà sto stabilimento? I Matti, i due vagliatori. Te ragione. In due vagliatori. Giovanni. Gigi. Un'idea geniale, magnifica. Sol mea son buona festi cool. Poi bar. Quando è strada di imbrugliarti ti lascia il brescla. Di sopra l'albergo dove sto io adesso, ossia l'albergo, quella è una pensione. Distanto ti dal persone strampalè, curiosi. Se il zio la smetti in te... Te dal porti là? Me al port là. No, ci sei, ti ha più brisa a fare un quella c'è. Ma perché no? Bolos una cosa che ne brisa mai. Ma no, perché io gli sto sempre addosso e non gli do il tempo di farlo parlare, capisci? Gigi, ci cadecca, famo quel che per. Dunque, io lo porto alla pensione. Se lui dice vado... Giovanni! Gigi! Un'etra di Agnelli? Qua, sta le mette, qua la prima. A Laura? Vinca a me! Dove andate? Aspetta, bar! Andate a Messia alla villa! E che se vede ferme? Io dico che tu sei un pazzo, che sta dentro lo stabilimento sotto la mia cura. Me? Gigi, ti scherzerei me, Lascia un ferro. Un matto caro. Un fissato per... La musica, ecco, la musica. Tu sei un fissato che sei un grande tenore e che l'opera che ti ha fatto proprio perdere la testa è stata La Traviata. Gigi, Muxadì, io non lo posso fare, non ne sono capace. Ma sei, fa mal piacere, perché capisci? C'è caso che Zione, vedendo che te vaneggi, entri, canti a stolla una bella scagazza e a vol bisavada riet armata. Poi va, questo lo capè. Ma sono io che non mi sento all'altezza. Gigi, Brisa tirerla in longa, eh? Hai detto sempre, io per te farei qualunque cosa. Sì, qualunque altra cosa, ma questo no. Una prova della tua amicizia. Ma che prova? Non insistere! Che ci vuole? Su, alzati un po' col bavero, fa una provenna. Monà! So, snego un po' aiuto, so, balonze. Oh, axe. Dunque, noi... Giovanni! Eh?
Musette che ti tiene bella fassa da Mac? Che è successo? Cavolo, mio zio, zitto, stanno entrando qua dentro. Vai, vai, torno fra un po'. Entra, correndo e canta. Ma che figure mi fai fare? Vai, vai. Via! Via! Imbecille! Lazzarò! Di là! Maleducati! Maledetti, mi faccia arrestare, corpo di Bacco! Vabbè, rob da Marco, rob da Marco! Lazzarò, vagabondi! Maleducati! Sta setta a te, Bonale! Via, show, via! Zio, che sta? Oh, Gigi, noi eravamo venuti a dirti che la casa che sei preso non fa per noi, per tante ragioni. Che stai? Un pom d'or? Un pom d'or? Sei un pom d'or, perché non appena siamo usciti dalla villa, perché quello che senti sta succedendo da quando siamo usciti dalla villa, ebbene, si è ingrandita la folla piano piano, ma non è anche a pesbrisa. Eni mai visto un furastiera a Bologna, eh? Nata che è uncino, quanti anni avrà avuto? 6, 7? 8, 9 anni, oh. Anche 9, 10. L'aveva un mazzucone che sei. Poi ban, al distecino. Buongiorno signori, dove andate? In Dundev. Beh, ma io la prima volta credevo che davvero volessi sapere dove andavamo. Gli ho detto, beh, ma andiamo al Caffè Due Torri, dove ci sta aspettando tuo nipote, nostro nipote, mio nipote, Alfalò. Oh, sì, sì, bene, andate, andate, andate pure. E capè? Beh, ma mi dà lui il permesso, mi dà dei babac, leoncino che la scarsa è. Beh, ma dopo tre passi, cosa avremmo fatto? Una decina di metri, anche più o meno, di meno, eh? Sì, poi? Di meno, una cinquina di metri. Se tombola, mo sta setta che mi fai perdere il filo, mi fai perdere. Beh, ma dopo neanche tre passi, da dietro l'angolo non saltano fuori altri tre ragazzotti ai Neron più gran clata che dir. Oh, buongiorno signori, dove andate? Dove andate? In Dundev, in Dundev. E allora lì? Oh, lì ho capito che ci volevano prendere in giro. Oh, ce l'ho capito. Ho alzato il bastone. Memo Gigen, non l'avessi mai fatto. Ora il feschi scurzei pundor, moduli turni pundor, ma li porti in la bisacchi pundor, ma me anche a pes brisa, anche a pes. La paura che avanza a me, la paura, Dio me mamma. Ma Bologna, quando un alva ferna passeggeda, è il da contera tutto in dulva? No, questo è una scherza che fanno i cinaffi, quando vede un bel Giuseppe, dice, in un ver, in un ver. Ascolta! Secondo te me sarei un bel soggetto? No, 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 voleva dire una fatta nuova forestiere. E allora di forestiere faccia nuova. Ah, se fosse stato vivo la buon'anima di Antonio, mio marito, se li sarebbe messi sotto. Se quanto ti stia a festi a fondo, all'idea del grogno mio re, mo sicura. Te l'ho detto sanvolta, te l'ho detto. Non cominciare con la buon'anima di tuo marito, fa mal piacere. Lula, l'era un marcante purs. Che vuol dire? Che vuol dire? Che era un commerciante di suini, va bene, di suini. E io sono un galantuomo, e quello che faceva tuo marito, me, anal post brisafer. Per tua norma e regola, mio marito era un galantuomo, me che te. Faceva il negoziante di suini, e purs, come a di te. Però era un uomo onesto, aveva cuore e aveva rispetto. Mamma, non strillate. Va bene, zia, adesso è finita. Gigi, te lo giuro, io quelle due lì non le volevo portare a Bologna, perché io lo sapevo cosa succedeva con quelle due lì a Bologna. Beh, ma ti sembra una toletta regolare quella? Beh, ma ti sembra un cappello regolare, mi è chiaro che la gente, il popolo, poi si attorna. Il cappello? Questo l'ha fatto la prima modista del paese, Madama Palotti. Ma tu non capisci niente, sei sempre stato un materiale. Poi ben, adesso sono io il materiale. Oh, adesso basta, è buona le. Ascolta, Gigi, quelli che poi più mi hanno dato fastidio sono stati quattro giovanotti. Appena ci hanno visto, ci sono venuti incontro e fassa, eh? E i fevrax e i fevan. Io
Io andavo a sinistra, Bemo mi tagliava la strada a sinistra. Io andavo a destra e quelli venivano a destra. Allora gli ho detto, Bemo signore, scusate, ma ci fate passare, ci fate camminare. Oh, si sono tolti tutti il cappello, e hanno cominciato a dire, prego signori, andate, camminate, passeggiate, pascolate, e chiapè, l'attacchè quelle cumlera antepati, calcinei con tutti i cavi rossi. Antepati? Voi, antepati che ghignosi. Mo chi è? Mo chi sono? Mo da dove vengono? Al disuneter, no, non da dove vengono, da dove scendono, e chiapè. E quella lì dicevano, quella lì, chi è? La figlia? La nipote? No, non credo, non somiglia a Sgironi al fa. Ma non lo vedi? Non lo vedi che è un tappeto? Un tappeto, il discreto? No. Quella lì è una mummia egiziana. E quell'altra, dicevano di mia moglie. No, Alfa Onetor, non quell'altra. Quell'altro, quell'uomo lì. Quello lì è rimasto a Bologna dalla fine del 48, eh? Come? Dalla fine del 48? Bimbo, non vedi che è un soldato austriaco? Leon Tugnin in Balsamè! E capè? Questo non l'avevo sentito! Però non l'ha detto! E quando gliela davi una mazzata in testa? Quando? Bimbo, stavo per dargliela, Solo che lui ha messo una mano per di dietro! Alla zia? Mo che alla zia! In la bisacca di partur fuori la rivoltella, sicuro, Ma chi è stato? Ve lo ricordate se lo vedete? Oh, io sì che me lo ricordo! L'Eran Zuvnot Elt! Coi baffetti. L'era un avance di galera. Quanto mi dispiace che non mi son potuto trovare con voi. Bemo, non lo devi neanche dire. Bemo, te sei un dottore. Bemo, sei un professore. Non ti puoi mica mischiare con il popolo. Te devi fare quello che devi fare. Comunque, guarda, mo, non fa niente. Adesso noi andiamo a casa, prendiamo la carrozza, facciamo tirare sul mantice e ci tiriamo la coperta fin sotto il naso. Se c'è una fughe, mo c'è di. E allora stia qua, srend la chiesa, perché se non si è capito, nuetter tri in gira, pi par Bologna, a c'è un brisander. Accomodatevi, che vi posso servire? Per noi niente, perché andiamo di fretta. Ma una piccola cosa, una granita di limone. La granita di limone, mamma. E allora mettetevi a sedere. Per loro una granita di limone e per me niente. Per voi un vermouth al self. Ah, tu detto a voi niente. Due granite di limone e un vermouth al self. Ecco. Ma scusate, perché siete venuti qua? Io adesso venivo da voi alla villa. Gigi, noi siamo venuti a dirti che la casa che ci hai preso non fa per noi. Come sarebbe? Non ci possiamo stare. Ma come la Villa dei Colli non fa per voi? Quell'aria, quel posto, è stata una fortuna che l'abbiamo trovata libera. La chiesa, è bella la chiesa, la casa, è bella la casa, infatti appena siamo entrati l'abbiamo detto, mo alma detta al portinere. Sono quattro camere, salette e cucina, tutto il confortabile moderno. La chiesa, è bella la chiesa, la casa, è bella la casa, mo alma detta al portinere. Non si fanno scale perché è pian terreno e poi la veduta panoramica mi meraviglia, non capisco. Donca. La chiesa, le bella la chiesa, infatti appena siamo entrati l'abbiamo detto, mulma detta al portinè. Tappeti, mobili di lusso, la padrona di casa, una persona educata. E poi, dove l'ha trovata una pulizia come in quella casa? Una cosa meravigliosa, ma... Dunque, la chiesa, le bella la chiesa, la casa, è bella la casa, mulma detta al portinè. E chi non lo sa, Bologna? Lo sanno tutti che la Villa di Colli è una casa bellissima con un giardino. Oh, buona lei, bambo, lascia un dir quella, Bambo, tu per una macchina, ma che maniera sono queste? Bambo, ti hai fatto la maniera al portinerque, al vanesso e ne so? Bambo, non vedi che sto per sproferire una parola? Te, lasciamela sproferire. Sono il zio, il zio parla per primo, donca. La chiesa, le bella la chiesa, la casa, è bella la casa, molma detta al portinere, silenzio! Non c'è la biancheria, la scorsa al portinere! Neanche le lenzuola? Femmo, neanche le lenzuola?
S'affagna, dormiamo sui materassi? E la faccia dove ce la puliamo? Agna prisa furtenna, cucciare, curtel. Avagna da maniera, canal mano. Magari ti piacerebbe mangiare con le manine, eh? Ma non vi preoccupate, è questione di prezzo. Per aumentare un po' con l'affitto, loro dicono che non c'è questo, non c'è quello, non ci parlo io, non vi preoccupate. Accomodatevi, lo prendete liscio? Lo prendete? Allungato. 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 Salute! Non siga quel qua in dall'est! Alle fervescente, il self! Al perna frittura! Bevete col naso stoppato, è semplice! Col nesto pen! Ma sì, lo fanno tutti nei bar con due dita, così! E poi bevete! E vi vanno con le braccia distruzione! L'un dà un po' di sudizia. Io volevo vedere. Volevi vedere, ma stai con quella fare puntata alla schiena, ma può essere anche pericoloso, eh? Ma che pericoloso? Insomma, star, andiamo lì. E ma hai visto, mi guarda qui, poi con quella fare, ma se gli scappo, beh, ma mi bagna tutto, mi bagna qui, eh? È buono? Oi, per il bover una purga d'olio del segno. E a noi poi ci è bastato il piacere di vederti, nipote mio, e di sentire tutta la bellicosa che te fa. E infatti te lo scrissi, di tutta la confusione che ci fu in paese quando appurammo che avevi preso la laurea. Ma mi snivano tutta a fare svisita, e il mandè una salute. Ci saluta il dottore! Al sendec po, Hans aveva brisa più che sa fare. Povero uomo, non sapeva più cosa fare. Al fesso nella banda, infine a mezzanotte. Oh, ba. Noi stavamo al caffè e tutti passavano e dicevano: la famiglia del dottore! Cos'è che si chiede? Cos'ho io da si chiede? Abbiamo fatto dei sacrifici, eh? Hai studiato? Hai approfittato? E noi te ne siamo grati, perché in paese abbiamo acquistato un'altra considerazione. Abbiamo bisogno di... Bisogna dare al suo soddisfazione. È vero, è vero. Noi siamo molto contenti e me adringrassi. Ma che dite, zio? Sapete quel che dico? A proposito, il terreno per costruire il manicomio in paese è già pronto, eh? È pronto? Pronto? Prontissimo. Beh, ma non sai la novità? Il sindaco ce lo concede gratuitamente, ha riunito tutta la giunta e nessuno si è opposto, perché poi una volta che il manicomio è costruito resta lì in paese, è una comodità per tutti, eh? È logico. È in collina, con dei begli alberi. Quanto ci hanno dato? 30 anni. 30 anni, eh? Ci hanno dato 30 anni. Ascolta, Gigi, inviasi da qui a tesa. Mettete. Ascolta un po'. Ma quello stabilimento che hai te qui a Bologna, quante camere sono? E quante camere sono? E quante camere sono? Quante camere sono lo stabilimento che hai qui a Bologna? Quante camere sono? Appunto, quelle, quante camere sono? Quante camere sono? E quante camere sono? Beh, ma non lo so mica io, Ah, sono una ventina! È piccolo come stabilimento. Sì, perché veramente non è uno stabilimento, è una pensione, anzi io l'ho chiamata pensione Stella. Ah, bello, Stella. Sì, perché veramente stabilimento, clinica, dà fastidio. Dà fastidio, dà fastidio. E ci sono una quindicina di matti, signori, persone ben distinte. E sono tutti matti pericolosi? No, ce n'è qualcuno pericoloso, ma gli altri sono tutti calmi, quieti. Certo, non si devono stuzzicare, perché poi sempre matti sono. Sono sempre matti, eh? DJ, che vita pericolosa. Che vita pericolosa. Ascolta un po'. Me in cua vuoi venire a vadere? No. Beh, ma sogno a Bologna apposta, anche per salutare te, ma soprattutto per vedere lo stabilimento, che io non ne ho mica idea, mi ci devi portare. Ma che gusto potete provare nel vedere gente che soffre? No, 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 mi ci devi portare. Ci tenete? Me se. Caldallo è la sacca, se non gli fa troppo casino. A gandani, da me a te.
Va bene, io vi ci porto, però mi raccomando, non dovete dire che siete venuti qua per visitare loro, per l'amor di Dio. Ma mosce con te me va via l'appo dei guè trascimate, me sogno a fare svisita. No, no, no. Te li accompagni, mi dici questo tizio, queste caio, stai sempre vicino a me. E chi vi lascia, figuriamoci. Poi me li fai conoscere, mi dici queste sono le specialità che hanno e poi dopo andare via. Benissimo, d'accordo. Perché me io vado a voi vado a qualche fan, mi pensa, che mi smuove. Sì, adesso è un periodo che sto curando un giovane di buonissima famiglia, ricchissima, unico figlio. Quando venne qua dentro, venne in uno stato eccitatissimo. Sbatteva, faceva le capriole per terra, quello che trovava rompeva. Adesso sta un po' meglio, ma però si è fissato con un'altra cosa. Che cosa? Con il canto. Dice che lui è un grande tenore e che nessuno lo può sorpassare. E che niente meno, la Traviata, Verdi, l'ha scritta per lui. Pomo da bon. Pover dove? Uvra. E poi sapete che fa? Si ferma, si fissa e attacca canter. Cantil? Al canta se a tutta cana. A tutta cana? Ma se quel giovane si rimette, si riprende, la famiglia, prima di tutto, mi dà una bella somma. Mo la soddisfazione morale, le fotografie, la famiglia del dottore, il zio che l'ha fatto studiare! E il Bayouk! Mo la soddisfazione morale! E come no, ma il Bayouk! Anzi, a questo proposito, zio, io vi devo parlare. Dimo, dimo! Avete fatto tanto per me. E continuerete a farlo. Dimo, dimo. Zio. Dimo. Mi servono 500 lire. Alla detta. Mi devo comprare una cosa che mi manca e che non ne posso fare a meno. Una macchina con la quale si fa l'esperimento esatto del cranio e del cervello umano. Ieri l'ho vista a Gioroncati. Che bellezza, che invenzione, mi serve, me la devo comprare. E la bella? Sì. E cosa dici? Eh beh, se è una cosa necessaria, sali vol, che si deve fare? Capisco, la spesa è alta, 500 lire, ma una spesa che si fa una volta soltanto. E poi, quando l'ho comperata, ce l'ho solo io e Roncati. Mo la soddisfazione. Accesau, davanti a chi è tu? Ma glassau lo sgnau Roncati, Naturalmente poi resta di proprietà, la portiamo su a Marzabotto. E si capisce. Ascolta un quel, Gigi, che il macchinerile misura il totisoc. Sì. Si mette la testa dentro, si illumina e si vede tutto il cranio. Insomma, stulla misura. E la misura tutto. Ecco, perché me avrei vader, cuslai a dantar la masoca, sti qua. Va bene, oggi ti diamo le 500 lire. Ascolta un quel, Gigi, quello stabilimento, la pensione, te qui a Bologna, è la lontana. No, le sarà quel primo piano. Il primo piano. Che vedo? Ma sì, è lui, è quello matto per la musica. No, oh, io mi mamma però. State calmi, zio, non abbiate paura. Appena lui mi vede, non si muove più. Che belli campena. Anna, vidi brisa poro, Wetterdau, che son que me, Dio, mia mamma che paura! Afferratemi insieme a me. Chi è stato che mi ha fatto venire in questo caffè? Questa certamente non è casa mia. E perché ho camminato tanto senza ragione, senza sapere dove andavo? Fermatevi! Fermatevi! Mi riconoscete voi? Sicuro! Voi siete il dottore! Ma non mi fate niente, dottore, non lo faccio più. Andiamo a casa. Andiamo a casa. E voi chi siete? Io, mia mamma, che paura, te del Maastricht. È l'uomo custode. Non è vero, non è vero, voi siete mio padre. Sogno suo padre? Sì, sono vostro padre. Siete venuto per farmi comprendere tutto il male che ho fatto? Sì. Ma io non sono colpevole. No. È stata la gran passione che mi ha spinto a questo. Adesso al canto. Or testimon vi chiamo che qui pagata io l'ho. Thank you.
Quel d'aver paura? No, questo è il primo piano, qua ci sono tutti quelli calmi, quieti, al secondo piano no, al secondo piano ci sono gli eccitati, i pericolosi. Al secondo piano ci sono i pericolosi e chi ci va al secondo piano? Buongiorno. Buongiorno signora. E questa qui chi è la? Questa è una povera matta che sta qua dentro da 4 anni, le morì il marito e lei dal gran dolore è impazzita. Povera donna! Par l'amor dal marea e ad volta il San Fanel! Sì, adesso dice a tutti quanti che lei è la proprietà di questa pensione. Ah, ma scapes, dop tant'an la disca l'ile la padrona! Voi secondate la sempre! Ma scapes! E così, come state? Bene, grazie, voi? Non c'è male, grazie! Il signore amico vostro? Sì, no, ecco. Questo signore mio zio, Felice di Torinbocca, ricchissimo, ricchissimo proprietario di Marzabotto. Molto piacere, Amalia Streponi, ai vostri pregiati comandi. Preghiere sempre. Vostro nipote è un bravissimo giovane, così simpatico, spiritoso. Quando è qui, tiene in allegria tutta la casa e quando non c'è, i signori lo mandano a chiamare perché dovete sapere che io sono la padrona di questa pensione. Sì, ma non ci voglio stare! È una vita che non si può fare, io voglio essere libera, indipendente, voglio godere un poco, in fondo sono ancora giovane, no? Oh, certamente! Oh, certamente! Non appena mia figlia Rosina si marita, io me ne scappo! Sì, tal sarei, se va giù trova gli infermieri che la legano, la fermano! Ma mica li fanno uscire così, scherziamo! Ascolta, ci posso parlare un momentino? Sì, sì, liberamente! Ma te sta a sveglia, eh? Perché, signora, non vi trovate bene qui? Francamente no, caro signore, ci sto perché ci debbo stare. Sono costretta a starci, ma ci soffro di mondi. Poi? Sempre a contatto con gente sconosciuta, tutti stravaganti. Tot matti! Basta quelle matte la dischi in macchietta! La signora è una bellissima figlia! Ah, sì, oh, sì, sì, brava, sì, brava! Non pensavo che anche unica loro potessero... figlia, e non faccio per dire, ma è una perla! Ha 17 anni, vostro nipote lo sa che è carina! Carina di mondi, Suo padre! Suo padre le voleva tanto! Bene, ma non ha potuto vederla così grande, il cielo non ha voluto. Povero Gianatasio! Gianatasio? Oh, lui diceva sempre sia a me che alla figlia, io farei tutto per voi pur di vedervi contente. Gianatasio! Un uomo in accela impossibile, a niente cascata me capio. Ma guarda che banca in leva! Ma mo la sega compagna nuether! Ormai è morto, che ne parliamo a fare? Io, mia mamma, la re della sega, la sega la re! Ma perché vi devo affliggere? Ma pensiamo a noi, pensiamo a stare allegri! Vi trattenete molto a Bologna? Sì. No, solo pochi giorni, è venuto per visitare me e per vedere la pensione. E prendete alloggio qui? No, per l'amor del cielo, no, 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 no! Sto alla Villa dei Colli! Ah, bravo, bravo! Bravo!
Permettete un momento, vado a chiamare mia figlia, ve la voglio far conoscere. Vai, vai, vai. Speriate venga, e perché così vergognoso, voi che volete? Sta sempre chiusa, serata in casa. Ah, e la serra? Voi però, dottore, stamattina al caffè gli avete fatto prendere molta collera. È rimasta molto dispiaciuta, la vado a prendere con permesso. Povera donna, che panna clunfa! Scorda un qui, mo la fiola, e la matta anche la fiola? Adesso spiego, la fiola non stava bene, ma fuori stava la mamma, le ciucche anche lì. La servistiede, l'infezione, il contatto. Il contatto, è logico. Povera. Scorda, perché la t'ha detto? Questa mattina al caffè le avete fatto prendere molta collera, poi andare fuori a tura il caffè? E avvi sentito Stefano? Poi? Adesso vi spiego. La fiola ha un vizietto. Quando vede una tazza di caffè, la sputa d'altro. Che schifazza, abbiamo sputa d'altro al caffè? Appena vedo una tazza di caffè, lei... Che purzle! Sì, allora stamattina l'ho portato al caffè zio. Come ho visto che stava facendo la mossa per sputare, hai la sender usmata fra una Xefor che l'ho fatta piangere per mezz'ora. Ma povera fiola, ma perché? Se l'impero. Va bene, va bene! Mi servo subito! Oh, non posso più soffrire! Oh, carissimo dottore! Oh, caro signor Carlelli! E questo è chi? È il proprietario della pensione. Carlo Zanetta, per servirvi! Mio zio! Felice di torri in bocca di Marzabotto, servirmi sempre! L'ho portato per visitare me e per vedere la pensione. Bravo, Che ve ne pare? Bello stabile, belle scale, camere arriose. Ma qua dovete girare, Dovete visitare tutto. Qua sono stati spesi un mucchio di baiocchi, Ecco, infatti la pigione è un pochino cara, No, no, non tanto, sapete. Cara. In questo sito non la trovo niente affatto cara. 6.000 lire l'anno. Gigi, te t'ha detto di smela? Lo so. Alzò anche a me. Appunto. Lo l'ha detto cimela? Simela franca la fetta. Guardarmela l'acqua e la curanta. Ostia, le chiara sciangue la curanta a Bologna. Abbiamo sala da bagno, gabinetto idroperapico, camera per la ginnastica. E lui fa tutto, bada tutto, fa anche il direttore. Oh, bravo, bravo! Qui senza di me, caro signore, non si può far niente, Vostro nipote lo sa. Qua abbiamo a che fare con certi matti che ci fanno correre su e giù dalla mattina alla sera. Vero, Dutau? Sì, ce ne sono alcuni che sarebbero da prendere legnate. Come tu non scansare me? Ma vuoi metterti in di guai, vuoi mettere... Dio, mia mamma, che paura che io ti ho perso! Ma mi sono sentito toccare! Ma quale viaggio? È proprio la paura che io ti ho perso! Figuratevi, vi dicevo semplicemente... Vi voglio far vedere la sala da bagno. La sala da bagno? Ma non c'è mica nessuno, No, non c'è mai nessuno a quest'ora. Andiamo, andiamo. Stiamo a svegli, Ah, e poi vi voglio far vedere la camera della ginnastica. La ginnastica? Al secondo piano? No, al secondo piano no. Va bene. Dici, sta a finire. Gigi, tu Gigi! Giù lì! Tu adesso devi scendere, lo metto giù al portone. A Inni Culena Guantère, a rapè come un cane, al volo su sol, e non vuol più stare su terra, neanche un umano. Ha detto che lui, quando ha perduto, la sarà per pagare subito. E come faccio? Mio zio non me l'ha ancora data. E vieni, glielo dici tu. Vedi se lo puoi calmare. L'ha detto che lui nel brisolomics faccia verde te. Scendi, mi firmi una cambiale con un po' di interesse. Ma quale cambiale? Pagherò, basta che seppa. E se mio zio torna e non mi trova, che succede? Ma tu torni subito, 10 minuti. Vabbè, faccio. Mentre io vado giù. Che ve ne pare? Dite la verità. Oh, bella, 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 bella. Beh, scusate un momento, ma mio nipote Gigino dove è andato? Non lo so, stava venendo dietro di noi.
forse è andato giù un momento. Ma volende via il malasceque da par me? Va bene, adesso torna. Ma va bene, niente va bene. Va bene, va bene, accomodatevi. Ecco, voi però vi mettete a sedere qui vicino a me. Mi metto a sedere. E come mi metto a sedere? In batta la scrana. Ma io devo andare, devo tornare, non ho mai un attimo di tempo. Intanto, se lo gradite, vi voglio far provare il caffè che facciamo noi. Con grande piacere. Vi garantisco che un caffè così non l'avete mai sentito. Ci credo. Catarina! Scusate, si esce da questa porta? No, non si esce. DJ! Catarina! DJ! Comandate! Fai una buona tazza di caffè e portala subito al signore. Quel signore? Vabbè. Questa è la cameriera? E la cameriera vera? Sì, signore, la cameriera. Una buonissima donna, svelta. Onesta. Lavoratrice. E con me da 27 anni. Avete sentito? Sì. Il telefono! Posso stare seduto? No, è impossibile, Perdonate, scusate! Ma che fai, Vandetti? Ma sta festa, non rispondere! Ma me una sequela per me? Beh, ma almeno mandate sugli infermieri! Gigi! Gigi! Vedi, muove! Io, mia mamma, che la matta con la fiola! Sei là! Far qui se c'è casco gustiafe! Pizze! Questa è mia figlia! E questo è lo zio del signor Gigeni, il dottore! Gigeni! Accomodatevi! Gigeni! Accomodatevi! Ma non posso mica, vado di fretta, Ma un momentino, non possiamo avere l'onore di fare quattro chiacchiere con voi! Oh, l'onore è tutto mio! Mi dispiace, forse! Oh, anzi, mi fa molto piacere! Oh, a noi fa piacere quando incontriamo una persona simpatica di parlarci un poco! In questa pensione non si può parlare con nessuno! I am tot mad! Mia figlia, la vedete, legge sempre sola. Si può dire che l'unica sua compagnia sono io, di un quel scoro. Scuri ben poco, sono da scorrermi. Ah, io da scorrere sempre per me? Avrò detto con vergogna. A se fai la figura dell'imbambinetta, il capisci? Mamma, di tortura! Scusate, ma lei qui deve imparare, sta zitta, buona lei! Adesso, quando un metastieri sbrasè, aspetta la franzana e te brava! Mia Laura, è una melanzana che ti ha fatto tua madre, nessuno deve aver niente da dire, porca lei una mlaranzena onesta! Una mlaranzena onesta? Io, mia mamma, la rete la siga anche lì? Ma io ci voglio un bene, ma ti vuole fargli un nervoso. Che poi, parlare poco, avere un poco di soggezione, non è un difetto per una ragazza. Sovi da fare sti scalpestre, sti spiritus dal dedo in cu che per essere svelte allegre diventa civette e indecenti, ma non è vero? Oh, certamente! Buona le! Ecco servito! Oh, il caffè! Lui le rette monte, a sreve un buon partè, a sreve da ligheri can con la sua stessa. Casenta! Andaga brisa manta di lei. Perché? Perché di sempre stesse qua. E andau mati la metra e la fiola. Al so bene. Favorite? Grazie, non più la presa. E la signorina? Non ne vai. Invece così per cerimonia, ma le piace tanto il caffè. Non si dice non ne voglio. Date qua. Se ne prende un sorso, due sorsi, ma non si dice non ne voglio. Adesso la sputa d'altre, addio che ha fatto. Ecco qui, ne ha presi due sorsi, questo
lo prendete voi. Sì, tal sarei. Ma voi, come vi piacciono le donne? Serie, positive, sostenute, oppure allegre e spiritose? Serie e sostenute. Bravo! Come mia figlia! Ho sbagliato! Trovate una più quieta e più positiva di questo beato l'uomo che se la sporca. Si mette vicino un angelo di bontà. Il padre poi la fece anche studiare. Gianatasio. Che cosa non ha fatto per lei Gianatasio? E poi non potete immaginare come cucina bene. E ha studiato anche danza classica. Fai un inchino al signore. Rosina, fa un inchino al signore, se non me a Tomas. Oh, le blende di mondi, eh? La cosa più bella. La cosa più bella, dicevo, è che non va dietro ai giovinotti come le altre ragazze della sua età. Lei dice sempre, mamma... Mamma... Se mi devo maritare, io voglio prendere un uomo di circa... una quarantina d'anni. Sì, sei di qua? No. Così sono sicura che mi vuole bene, che non mi fa arrabbiare. E dice bene, e io la provo. Oh, anch'io la provo. Oh, che fortuna, ah, sarebbe... Amami, Alfredo. Amami come io t'amo. La, 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 la. Ma dicevamo che fortuna sarebbe per noi se trovasse uno come voi, me, a Vladare, più presca sopra. Oh, l'onore sarebbe tutto mio. No, 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 l'onore sarebbe nostro. A voi la ragazzola vi piace? Oh, sì, mi piace molto. E a te piace stegnare qui? E te dai una col bel soggetto. Oh, guarda un po' che bella combinazione. Sì, 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 questo è un matrimonio che si può fare. La ragazzola vi piace, voi le piacete, io sono contenta, non ci vedo nessuna difficoltà. Santo contento. Cosa dite? Con grande piacere. Cameriere! Proprio da ste fastidi! Un bicchiere d'acqua! Beh, noi andiamo perché adesso non si può parlare più. Cameriere! Ci vediamo più tardi per accomodarci su tutto. Sì, tal sarei. Arrivederci. Arrivederci. Servo vostro. Io mi mando. Gigi! Gigi! Ma insomma, se vuoi sapere che razza di casa è questa? I campanelli non suono, i camerieri non ti danno retta. E questo qui chi era adesso? Io lo so perché non mi danno retta, oh, lo dico perché io non sono ricco e non mi possono spennare bene come fanno con gli altri. Ma se non sono ricco però, sono un artista e mi dovete rispettare, avete capito? Oh, buongiorno signore. Buongiorno. Scusate se ho gridato un poco, ma non sono io, Sono i nervi che mi fanno avere chi sta qua. È un'ora che ho chiesto un bicchiere d'acqua, per digerire un poco che qui l'alloggio, il vitto è compreso e quindi... Beh, insomma, ma che schifezza è questa? Con chi ho l'onore di parlare? Felice di Torrimbocca di Marzabotto. Tanto piacere. Che fate, vi scostate? Pare che tenete paura di no, me. No, non è la paura, nemmeno la paura. È che mi è sembrato un tantino nervoso. Vi presento Enrico Pastetta, professore di violino e direttore d'orchestra. Ah, bravo, bravo. Siete anche voi alloggiato qui? No, 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 no. Io avevo un appuntamento col direttore, ma ormai ho fatto il completetto, io da andar via. No, scusate un momento, scusate, scusate. Avete detto che siete di Marzabotto? Sì. Ah! Allora mi potete dare notizia del maestro di musica Attanasio Pascone?
grande amico mio. Anacchios Brisa. Non lo conoscete? Anacchios Brisa? No, lo dovete conoscere. Ah, lui è da Knios? Eh? Sì, è di Panzabotto. Suona l'organo? A Laura, lo da Knossere. Aspetta un momento, ma vedete che si chiameva Attanasio. Mascone, sì. Di Marzabotto? Sì. Calzoneva l'organo? Sì. Le morte? È morto. È morto. Mi dispiace. Ma tu guarda, ma tu guarda, ma tu guarda, ma tu guarda. Scusate, ma adesso l'organo chi lo suona? Chi lo suona l'organo? Io? Lo suonate voi? Sì, ho preso io quel posto. Ma allora sapete suonare anche il pianoforte? Sì, ma io adesso io da scappare. Caro collega, state fermi, accomodatevi. Collega, caro collega. Perché siamo colleghi noi? Sì. Maestro di pianoforte, maestro di violino, accomodatevi. Ma ditemi la verità. Che infame professione che è la nostra. Ah, non ne parliamo, una vera schifezza, Non si apprezza veramente il nostro ingegno, il nostro talento. Come niente, ti senti dire quello chi è? Eh? No, dico quello chi è? Chi è quello là? Chi è? Quello là, chi è? Ah, sì, mi sembra di riconoscerlo, però... Come lo dico io chi è? E chi è? È un suonatore. Ah, ecco, è un suonatore, mi pareva. Lei è un po' zot calendari, Si capisce? È un suonatore, suona uno strumento come se fosse una cosa da niente. Ma che ne sai tu, imbecille, cretino? Qua c'è il cretino? Cretino! Sai! Il sangue che ha gettato quel povero giovane. Tutto il sangue che ha gettato. Per poter imparare a suonare uno strumento. Cretino. Cretino. Guarda com'è ridotto. Per colpa tua. Ci sono certi momenti, voi mi dovete credere, che io brucierei l'arco, violino, la bacchetta, tutto quanto. Messer ti volto un ciapun narvaus. Cacciappare l'organo e al cassare sopra la finestra. A sbragare tutti al corpo. Eh no. L'organo non ha le corde, ha le canne. Le canne che con il mantice emettono il suono. A seconda dell'altezza della canna emettono il suono. Luque da quedantram ben più forte. Maestro, ma voi siete solo? Io? Siete solo? No, c'è il musicista e il cretino. Ah, sono già andati via? A prescindere. Ah, non me ne ricordo, non so più. No, io voglio dire che siete solo, non avete famiglia, quella. A voi vi fa piacere se io sono solo? Sono solo. Bravo. Ho sbagliato? Bravo. E sareste disposto di venire all'estero con me? Voi? Oh. Ma allora noi facciamo una tournée, andiamo in Spagna, in Francia, in America. In tutte. Noi suonate il pianoforte, io suono il violino. Sì, sì. Che ne dite? Siete d'accordo? Sì, d'accordo. Ma allora domani mattina partiamo. Ah, il mattino solo per... Che cosa aspettiamo? Sono solo anch'io, maestro. Che cosa aspettiamo? Permettete un momento. Io adesso vado un poco giù al bar a prendere qualche cosa per il viaggio e poi non mi muovo più da vicino a voi, vai. Io mi al tamburo battente, che bellezza! Rom, a tamburo battente, vai, è una bellezza! Rom. DJ! DJ! Oh, Steffini qui! Sta proprio ban. Adesso al vaga misurè quel tutto, ma... Qua scuole che ha scheso dal Masset Kert? Oh, buongiorno signore, scusate se mi vedete vestito così, scusate. Mi hanno portato a misurare gli abiti di Otello, perché domenica debutto come artista al Teatro del Corso. Veramente sto... non avrei bisogno, sto bene, ma so io da fare l'arte, la m'ha fat perdere la testa, la m'ha fat vinter male. Quasquel manca la metta.
che bella cosa! Specialmente poi quando si fa una scena forte, vibrata, un finale d'effetto, due, tre chiamate, muoio domenica, ne prendo quattro! Questo è sicuro! Noi non ci siamo presentati! Ma non fa mica niente, eh! Come, fra signori, come vi chiamate? Felice di Torrimbocca di Marzabotto. Ah, e siete anche voi cliente qui? Ah, non ancora, ma credo che tra un po', ecco. Ah, si sta bene qua, sapete. Ma allora prendo una bella camerina anch'io qui sopra. Signore, il mio nome non ve lo dico. E me ad al voi brise sapete proprio. Ma vi dico il nome che porterò in arte. Ecco. Eugenio Ardore. Molto lieto. Non vedo l'ora che viene domenica per debuttare. Otello, un personaggio importante. Voi conoscete la trama, è vero? Il fatto... Il fatto di Trani? No, di Trani. La trama, insomma, il marito che ha ammazzato la moglie... Sì, ve l'hanno riportato tutti i giornali, eh? Lui è al ciapatante tlagaiofalo, le campempio fore, eh? No, io dico la tragedia. Sentite, vi voglio dare un piccolo saggio della mia arte. Regalatemi 5 minuti. Datemi 5 minuti. Io, me mamma. Datemi 5 minuti. C'è a parlarlo io? No, io voglio 5 minuti! C'è a parlarlo io? Sì, io d'affetto, no, io voglio 5 minuti! Ma come spacca avere i minuti a quei denti, senti Dio! Io voglio 5 minuti di attenzione! Di attenzione! Approfittiamo di questo momento che non c'è nessuno. Io, me mamma. Vi descrivo subito la scena. Noi ci troviamo nel Senato. Vedete qui il Senato? Bello! Non c'ero mica mai stato. E qui ci sono i senatori. Ce ne sono 4. Ed uscì? No, è in 4. C'è il musicista e il cretino. Vabbè, lei li sta. 4 c'è in Sile l'istante. Io lo facevo per essere preciso, per non farvi innervosire, eh? E qui c'è Otello, il generale Otello. Signore, accomodatevi, mettetevi a sedere. Qui nel Senato? Sì, mettetevi a sedere nel Senato. Signore, l'entrata di Otello. Io lo guardo. Illustri e venerandi patrizi, che io tolsi la figlia a quel vecchio, è vero! Ma pur vero che la sposai, e in ciò sta tutta la mia offesa. Rozzo è il mio linguaggio, perché dall'età di 7 anni in fino ad ora la mia vita sui campi passai e nelle guerre. Mi piace la voce, eh? È bella, eh? Sì. Nel quarto atto poi perdo la voce. Ma che Dio bandesse! Nella scena drammatica con Desdemona. Ridammi il fazzoletto. Ridammi il fazzoletto! No, e che c'entra? Ridammi il fazzoletto che io ti diedi! Ridammi il fazzoletto! Ciapa, questo qui è ciapa! Ma cos'è un caffè con questi fazzoletti? Devo scegli quello che ti piace di più! Ma cosa fate, rappresentante di fazzoletti? No, io giro, me mi servono! Il fazzoletto che tu donosti a Cassio! Me lo de Cassio! No, all'ancione! Allora la bandiera! Ma non si trova il fazzoletto! Qui la bandiera perde Sapricoso! Allora Otello si rivolge a Desdemona! Vi chiedo perdono, io aveva creduto quell'astuta veneta cortigiana che per amore fuggì dalla casa paterna e si fe sposa al moro Otello. Ah! Scusa? Eh? Tu sei del secondo piano? Sì. E questa te l'aveva detto, l'aveva? Emilia! Due Emilia! Madonna! C'è la Madonnina! La Madonna! Accende la candela alla Madonnina! Voi che esercitate l'ufficio opposto di San Pietro, spalancate le porte dell'inferno! Ecco, ora vi devo pagare! No! A voi prendete! C'è il metrato! Eccovi l'oro! Ma c'è l'oro! Ci prendete il vostro compenso! Prendete!
chiamate non me le toglie nessuno. Onne! Come? Al padre Tero, al tanaciamerte! Sì, adesso vi saluto. Ma voi domenica sera mi venite a sentire. Sicuramente! Al teatro del Corso! Ci sarò! A che volete? Un palco, una poltrona, che volete? Una poltrona, un sofà, una scrana, qualche butere! A disposizione! Ci vedremo domenica! Senz'altro! Dio, me mamma! Chigi! Chigi! Cameriere! Cameriere! Servitore, squacciala, facchino! Arriva sto corsino di cogna, sì o no? Chigi! È mezz'ora che sto aspettando! Chigi, chi qui? Quella bestia del direttore, dove sta? Chigi! Cameriere! Che razza di pensione è questa? Io non sono abituato a ripetere una cosa per tre volte. Per chi mi ha preso il direttore? Stai attento a te! Sta attento che io sono un dottore! Ti faccio le punture nella testa, ti faccio, eh! Ti faccio legare, ti faccio mettere la camera imbottonata, te! A me? Eh? E che mi avete preso per matto? Sì, 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 sì! Sono matto io? Eh? Questo è un grande insulto! Chi mai ha avuto l'ardire di chiamarmi matto? Me ne darete soddisfazione subito! Sì, chi siete? Come vi chiamate? Felice di Torribocca di Marzabotto! Bene, signor Felice di Torribocca! Noi ci batteremo alla pistola! Sì! Dentro due belle cariche! Andremo ai giardini Margherita! Sì! Vicino al laghetto! Vicino al laghetto! Facciamo presto presto! Presto presto! Non vi muovete di qua! Non mi muovo di qua! Io torno subito! Io, mia mamma! DJ! Direttore! Qualcuno! Maestro, che è successo? Che cosa è successo? Essa è la Chedorum, l'attore. Non vorrei versare il suo sangue, ma pur deve morire! Signore, io sono pronto. Andiamo alla villa. Maestro, non vi preoccupate perché vi difenderò io. Direttore! Direttore! Cos'era sta Babilonia? Fatemi l'arma, chiamate i pompieri! Ma perché? Signore, si sono scatenati tutti i matti, fateli legare! Quali matti? Chi sono i matti? Maestro! Ma un bacio, ancora un bacio, e sia l'ultimo. No, no, no. Un bacio, ancora un bacio, e sia l'ultimo. Niente, è inutile. A me a mi balloc mega, perché a me son femmina capisci in cosa. La pensione Stella? Stiamo da vedere se lei la pensione o un casino. Vieni, insomma, ma. Da Staura? Sapei ancora qui da Staura. Svergognè, assassin. Per questo voleva venire da sola a Bologna. Per ferie e su. Per farsi i fatti suoi, per questo non mi voleva portare. Buonasera, signore. Buonasera. Buonasera. Voi cercate una camera? No, io cerco Felice. Lo zio del signor dottore. Voi siete.
avete la madre? No, io sono la sorella. La sorella più grande. E questa ragazza è mia figlia. Io sono Amalia Streponi e questa è mia figlia Roseina. Saluta! Ancora. Ancora. Buonasera. Buonasera. Con tanto piacere. Accomodatevi. Prego. Voi sapete già tutto. Avete incontrato vostro fratello? Che bella cosa, signora, che bella cosa! Che cosa, mamma? E adesso ce lo dice la signora. Oh, allora non sapete niente, ma forse voleva farvi una sorpresa. No, non sappiamo proprio niente. Oggi abbiamo conosciuto il signor Felice. Lui ha visto mia figlia e le è subito piaciuta e così ci siamo subito intesi. Beh, io come madre ho un gran dolore a staccarmi da lei, ma trattandosi di un uomo serio, positivo, non vorrei perdere tempo e vorrei combinare tutto presto presto. Signora? Sì? Si tratta di un matrimonio. Un matrimonio? È un matrimonio combinato così, come si dice, più presca subit. Com'è simpatica quella signora qui. Più presca subit. Scusate, signora. Sì? Forse c'è un errore. Un errore? Questo signor Felice, sì, che voi dite... Sì. Che cognome ha? Ah, il cognome di Torre, di Torre... In bocca, signora! In bocca, sì, non è di Bologna, è di Marza, Botto, signora, sì, è proprio lui, è mio fratello! Benissimo! Allora, perché si deve perdere tempo? Una volta che vostra figlia piace a mio fratello piace a lei... Si può fare tutto presto, presto! Scusate, signorina, voi siete così giovane, carina. Non è troppo anziano mio fratello per voi? No. Papà diceva sempre che l'uomo deve essere molto più anziano della donna. Bravo, papà! Adesso allora andiamo a chiamare mio fratello e combiniamo. Volete parlarci da sole? Allora noi ci ritiriamo in quella camera e aspettiamo. Ma mi raccomando, presto presto, andava Rosina. Bambulena? Sì? A prima di andare un quel. Piace proprio di mondi, Mentradel? Di mondi? E brava! Brava, Budente! E ti capè adesso? E ti capè? Parla, amor di Dio! Calciagure! Schivaus! Al voi al voltè di ciò che in ciò! Al far guardare a me queste volte, a tu ne imbaccia a me! Al per chi seppam calmè, Dio la mi testa che me, am la sens tu ne da pischi na campena. Ai. Ma sa ferque, non posso gridare perché se grido mi rimbomba dentro. Rimbomba dentro? Sì, la testa, pischi na campena. Ma voi non vi potete così... Immaginare cos'è capitato qui dentro, Dovete andar via subito, immediatamente! Non posso gridare che se grido mi rimbomba dentro! Risa, ma che era, Laura? Ma che maniera è questa? Che modo di parlare è questo? E io così voglio parlare! Oh, ma scapes! Lunato pedra, l'era un marcante purs! E allora ti dà pur sera anche a te! E la tua mamma?
non mi vuole parlare, non mi parli tu, non mi vuoi rispondere? Me la sposto. O va che ger? Non mi rispettano in questa casa, me. Felice! Oh, finalmente si è degnata! Sentiamo mamma cosa vuole! Avete detto bene, sentiamo mamma che vuole! Andate a sentire mamma che vuole! È in quella camera che vi aspetta! Mamma? Sì, vi aspetta là! Mamma mi? Per finalizzare tutto! E la vuol presa perdere neanche un minuto di tempo! La vuol fare in corsa, presto, presto! Ma chi? Con chi? La madre della vostra fidanzata! La mia fidanzata! Sì, vuol combinare il matrimonio! Un matrimonio! Ascolta, Felice, per me! In questo momento è San Chelma! A San Chelma in questo momento! Non per brisa, San Chelma! Come la Ciscana, ascolta me! Tu a Bulegna fa un Ciscana! Mo al paese parliamo! Mo di che parliamo? Zitto. Fammi parlare sempre a me adesso. Io adesso vado alla villa, mi metto il cappello. No, il cappello! Mi metto il cappello, a togliermi roba va via. Appena arrivo al paese, parlo con l'avvocato. Perché io mi voglio dividere. Mi voglio scompagnare, hai capito? Al tuo niente più vado le fotografie. E a scappesso. Moxadì! Conciadè! Al tuo anche vado al mese, avevi slumato la dote mia. Me? Se te, i mi vaiù. I tu vaiù. Ma io ti ho sposato per amore, ti ho sposato. Non è vero. Sei un bugiardo, traditore, putaniere, falso. Un uomo sposè che le dia a combinare un etter matrimoni. Ma con chi? Con la figlia della signora Amalia Strepponi. Andate, vi aspettano là dentro. Che vergogna! Strepponi. A me questo nome non mi è mica nuovo, L'amata con la fiola vuole saltar per me al servizio. Eccolo qua! Amico mio, a vi porre me anche adesso. E adesso non sono truccato. Vi ho portato un palco e quattro biglietti di platea. Ecco, mettete rima qui sopra. Ma avete paura ancora di me adesso? Guarda com'è rimasto impressionato. Allora, domenica prossima vi faccio sentire la Francesca da Rimini. T'amo, Francesca, t'amo. E disperato l'amor mio! Beh, lo sai che mia moglie è un'appassionata di quelle cose che fai te, come si chiamano? Tragedie? Le tragedie! Ecco, se mi aspetti un momento dentro quella stanza lì, io la vado a chiamare, poi insieme prendiamo un caffettino e poi te fai la cosa lì, la tragedia! Ma ne sarò veramente fortunatissimo! Dove devo andare? Lì là? Dentro! Ma qua scuola è terribile, qua scuola è roba del secondo piano, Che manicomi sta pensando, che manicomi! Se fai arrivata a Caltablame. Niente, un PS è arrivato a Caltablame, va bene? No, dunque, dove era il direttore, signor Carlini? È occupato, su al secondo piano. Vanno a Ciamerso perché io non mi posso muovere, che qui dentro io l'hotello me. Otello? E chi è l'Otello? Al so me chi è l'Otello, sgage e mo sgage! Vabbè, passo dalle scale, se fa prenda! Passa due tu, basta dal musco che ha il gambe drille! Vabbè! E mo qui se non mi faccio sentire, bevo questi qui, mi accoppano a me! Maestro! Io mi mancano qui! Io sono pronto! E mo cosa fate? Volete scappare anche voi? Ma sì, approfitti che il direttore sta al secondo piano, zitta zitta! Ah, a proposito! Noi abbiamo il treno per Roma alle 2:45. Ah, ci fermiamo un paio di giorni a Roma, facciamo manifesti, reclamo, pubblicità e poi il primo concerto lo daremo a Parigi. Ah, ecco, andiamo a Parigi, è la prima cosa da fare. Parigi,
Costantinopoli, Anversa... Aversa, il manicomio di Aversa, sì, sì. Oh, caro maestro, io ho preparato qui qualche cosa per fare la merenda in treno. Ma perché? Hai speso dei soldi? No, non ho speso niente, l'ho preso al caffè della pensione. Ah, cioè. Bravo, qua quelle matte leather. Voi siete pronto, maestro? Pronto, è il tempo di mettermi la giacca e arrivo, anzi, se mi aspetto un momento in quella stanza lì... Dentro? Sì, io mi metto la giacca e poi dopo andiamo. Oh, ma non mi fate aspettare tanto tempo, eh? No. Maestro, noi perdiamo il treno, eh? Mi metto la giacca e poi andiamo. Non fate perdere il treno. No. Vamo, sciafeni quel dente. Ma non c'è sorveglianza, non c'è. Vada dal cuslaccio fè qua squè. Guarda che roba. Una crusata e pan, un cos di insalè, un bel pezzo di formai. Attenzione, che si arriva il direttore qua all'alce in casa, eh? Signor Felice di Torino. Io, mia mamma, che il masao. Ah, eccolo qua. Buonasera, signore. Non abbiate paura, perché io ho capito che voi siete una carogna. È vero. E non mi posso battere con voi. Grazie. Mi fate compassione. Grazie. Io sto cercando il direttore perché me ne voglio andare da questo serraglio. Volete scappare anche voi? Perfettamente. Bevo! Ma lo sai che proprio adesso il direttore deve venire qui, che ha un appuntamento di lavoro con me? Possibile? Da Vaira? Vado da Vaira, da Vaira. Anzi, aspetto un momento in castanzia lei. Appena arriva il direttore, mi affaccia me subito. E qui non posso aspettare. Qui no. Beh, l'effetto sorpresa. Lo prendete alle spalle, tac! Ah, già, dite bene, l'effetto sorpresa. Tac! Allora mi raccomando, pronti all'assalto! Pronti all'assalto! Maestro, noi perdiamo il treno! Lo è trampardà niente! Vamos! Guarda chi è arrivato! Il signor direttore! Venga, signor direttore! Oh, io vi ho fatto chiamare perché questo era il mio dovere! Ben... E quegli omoni sulla porta chi sono? Gli infermieri! Sorbole se son grandi! Cos'hanno in mano? Della corda! 4 metri di corda! Sorbole quanta corda che hanno! Oh, signori infermieri, voi vi muovete solo se lo dice il direttore! Non è vero, direttore? Dico bene, direttore! Felice! Ma tu con chi stai parlando? Babbo! Signor Felice! Pudvadar che adesso un ciapa a me parmato! Non abbiate paura, sto facendo finta! Qui dentro ho chiuso 5 matti! 5 matti? 5 matti? E mo volevano scappare dallo stabilimento, mi olio chiusi! Non c'è da aver paura, potete stare tranquille! Signor Felice! Perché mi avete mandato a chiamare con tanta fretta? Guarda come la riva. Con che naturalassa. Io vi ho mandato a chiamare perché questo era il mio dovere e ho l'onore di dirvi che voi il direttore analsavi brisafer. Io? Non lo sapete fare e lo dirò a Gigino. Scusate. E abbiate pazienza, che se vi vado a denunciare abbiamo passato un guaio, eh. Ma cosa state dicendo? Siete matto? E te scadesse son me il mat? Ma non li sentite? Ma strillate, fatevi rispettare! Perché ho da strillare? Spiegatemi, perché ho da strillare? Cos'è successo? Mamma, davvero non savi niente? Menate. I matti volevano tagliare la lassa, volevano scappare dallo stabilimento! E te dai la coi matti? Ma quali matti? Quali matti, stiamo da sentire! La signora Striponi con suo fiole. Qui è il Masaura, il maestro di musica, e qui dentro che al soggetto, che al fa l'otello. E sono chiusi qui dentro, in queste stanze? Sì, signori, trac! Ma quelli non sono matti! Quelli stanno meglio di me e di voi! I matti dello stabilimento? Questo non è uno stabilimento di matti. Questo è albergo e pensione. Aprite queste porte! Che maniera è questa? Voi in ma! Voi è presa ma! Vogliamo fare i soldi! Perché avete chiuso questa porta? Ma cosa succede? Maestro, che significa? Voi perché mi avete chiuso qui dentro? Tuo nipote! Scusate, signore. Io credevo che eravate tutti matti. Maestro!
Ma come avete potuto pensare una cosa del genere? Me l'ha detto mio nipote. Vostro nipote. Ha detto che questo era uno stabilimento dove teneva 15 matti in cura. Che ingruiante. Ecco me. L'ha detto che l'aveva studiato. Che l'aveva tolto un pezzo di carta. Che al pagheva di smera franca l'anda fet. E ve scusa al macumbine. Alla combine un castamassa! Sì, felice! Oh, guardamo! Le rive Schnaur du Taur! Calvegnamo qui Schnaur du Taur! Guardamo tutti i tumat! Oh, e anche il cantante! Però adesso il cantabrise! Ma cosa volevi da me? Lui me l'ha fatto fare! Sì, ho felice la verità! Io avevo un sacco di debiti a Bologna. Al sotto avevi debiti, ma non la passilisce, eh? Non la passilisce al cor di te! Scusate, signore, ma questa canaglia è un cantante? Ma mo' saputo che se va a me, ma non lo conosco neanche. Io credevo che eravate tutti matti. Va bene, signori, ci rivedremo. Buongiorno. Buongiorno. Questo vuol dire che noi non partiamo più, vabbè. Ma mo' dovuto andare, non so su l'ernianna campena. Tutto a me mi devono capitare, tutto a me. E ma c'ha un salame in tasca. Io questa l'avevo preso per la merenda in treno, maestro. Adesso me ne vado, eh. E dove vado? Solo, solo, dove devo andare? A Milano non ci posso andare. A Torino? Povero uomo. Guarda mo che fata bianca di te. Non hai fatto neanche la cena. Non ho fatto neanche la cena. Scusate, si può avere un po' di latte e caffè? Come no? Caterina? Subito, signora. Va bene, noi ce ne andiamo. Vi lasciamo da soli. Cercate di essere indulgente. Adesso a pans mia calzogetti. E scusate ancora, scusate per il disturbo che vi ho arrecato. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. E il matrimonio? Il matrimonio. Meno bella sé. Io sono veramente avvilito. No? E meno male che sei avvilito, eh? Che figura! Alta fatferna figura da paiata! Al paiata al srevignita! Mo la pora! La pora che mi faccia per a me! Gente, te te ne ha fatto domande sbase anche a te! Butti una tassa di latte! Eh beh! Se si siede a tavola lui, me ne vado io! E me anche! Salvo il bovra al latte, al vapolo in fondo! Insieme al suo degno compare! Al cantante! Dauta, alli porta che tu morti di fame la da! E una cruzata di pan parto du, mezza pron! E accordate, non è finita! Non è finita né niente!